stato fortemente sviluppato dalle assemblee passate, individua un secondo fondamentale contenuto del Ministero degli Sposi e della Famiglia, i quali sono immersi nella società civile e quindi non possono farsi carico del bene comune. E noi siamo stati collocati dalla Provvidenza in un momento di grandissima trasformazione della nostra società civile. Cioè, nel giro di 40 anni sono avvenuti dei cambiamenti assolutamente inediti. Qualcuno prima ha parlato, ha usato questa espressione, questo qualificativo di inedito, riferito ai doni che lo Spirito può fare a una famiglia, e questa qualifica di inedito si riferisce bene alla transizione, al grande, rapidissimo cambiamento che è in atto nelle nostre società euroatlantiche e anche in Italia. L'esito di questo cambiamento riassumo con una formula che uso spesso negli esempi di cui ha parlato Enrico: cristianizzazione, convivenze, unioni omosessuali, religioni diverse. Dico che siamo entrati in quella che si chiama tecnicamente una società plurale, dove molti soggetti comunitari si muovono con visioni di vita, con uno stile di vita, con una concezione di vita tra loro diversa e talvolta addirittura opposta. È la prima volta che certamente, dopo secoli, in un certo senso è la prima volta dall'inizio della sua storia, non in senso assoluto, perché i primi tre secoli sono stati analoghi a questi, ma è la prima volta, ma quelli erano i secoli in cui il cristianesimo cominciava come germe e lentamente andava sviluppandosi. Questi invece sono secoli in cui molti dei soggetti che abitano la società popolare pensano che il cristianesimo sia un posto, sia una cosa ormai terminata, ormai liquidata, sia un'anticaglia che sta a cuore a certuni che hanno la fissa lì, come anche hanno la fissa della testa, quando la fissa del corpo sano a tutti i costi. E in questo senso le similitudini con i primi secoli della vita cristiana ci sono, ma è molto diversa, è molto diversa il confronto, l'incontro, la parola incontro ha detto anche la parola contro, quindi lo scontro che hanno dovuto subire i primi cristiani in un'epoca in cui il cristianesimo era nascente, da quello che dobbiamo subire noi, in cui molti pensano che il cristianesimo è calante ed è finito. Allora, come muoversi in questa società corale? Secondo me la testimonianza deve arrivare lì. Ecco il discorso della testimonianza della verità, non bisogna avere paura della parola verità. Questo è un altro limite della nostra cristianità di oggi. Bisogna essere servitori della verità. Sono venuto a dar testimonianza alla verità e lascio la